che cambia siamo noi. Siamo a Campo Tours, una piccola località nella mezza della Valle Aurina, nell'azienda Aeroforum, che è stata fondata nel 65 da mio papà. Vengono prodotti mobili per esterno, arredo urbano in pratica. Di più sono le panchine, poi cestelli porta rifiuti, paletti di svasori, porta bici, pensiline, fioriere. E poi facciamo anche ultimamente tanti lavori su misura. L'architetto c'ha in testa la sua idea, ci contatta, noi gli diamo il nostro know-how su materiali e come lavorarli. Il nostro obiettivo fondamentale è, diciamo, di creare il miglior prodotto, danneggiando l'ambiente il minimo possibile e rispettando anche l'aspetto sociale. Quello che facciamo, appunto, sono prodotti di alta qualità, che anche funzionali, anche di design, che danno un aiuto al cittadino all'aperto, in pratica. Questo è, diciamo, lo scopo. Quello che noi facciamo, abbiamo fatto, diciamo, è certificazione FSC, è per il legno esotico. Abbiamo fatto questa certificazione che rispecchia in pratica di nuovo anche l'aspetto ecologico e anche l'aspetto sociale. Abbiamo fatto anche un'analisi dell'impronta ecologica, Global Footprint Network. Abbiamo fatto anche neutralizzazione delle emissioni CO2. Le emissioni dirette e indirette vengono neutralizzate comprando certificati verdi e compensando così in pratica, diciamo, l'emissione, no? Abbiamo messo anche i pannelli fotovoltaici già all'inizio. Abbiamo anche la nostra caldaia, che, diciamo, tutto l'edificio di produzione, tutto l'edificio di amministrativo viene riscaldato con truccioli. Poi ultimo abbiamo anche l'economia dei beni comuni, che facciamo anche parte dall'inizio, dal 2011. Abbiamo fatto questo primo gruppo dei pionieri, siamo partiti lì, abbiamo analizzato come si faceva, discusso sui vari punti, li rifletti, li rivedi, cosa puoi migliorare. Poi non è che lo faccio io, lo facciamo assieme, diciamo. Proprio il primo bilancio all'inizio, l'abbiamo fatto il dirigente, il signor Stega, io, abbiamo fatto assieme, noi due. Ha detto: ok, però questa è una cosa, però non vuol dire che la realtà sia veramente così, no? Per cui abbiamo detto: ok, facciamo un secondo bilancio, sempre con gli stessi dati, però lo facciamo fare gli impiegati, i lavoratori. E loro abbiamo diviso un po' i punti, abbiamo spiegato il tutto e abbiamo detto: ok, se serve qualcosa ci chiedete, se no fate voi. E poi vediamo cosa viene fuori, no? E quello, il punto interessante era che alla fine eravamo più o meno lì col punteggio, no? Perché questo è importante, che quello che penso io di nuovo venga anche, diciamo, tenuto o dimostrato anche dal resto della squadra. Per me, diciamo, il bilancio del bene comune è solo il risultato finale. Penso che sia anche una questione di persona, anche di come la persona vive in generale, no? E anche di autenticità, perché alla fine il cliente poi se ne accorge bene se quello che viene detto è vero o non è vero. Noi abbiamo un'ierarchia molto orizzontale, non è siamo tu per tu, è molto semplice il tutto, ognuno conosce ognuno, per cui come clima in generale avevamo già un clima, diciamo, molto accettabile, abbastanza familiare, no? Di come è, sono già contento, perché, diciamo, è un clima molto rispettoso, aperto, trasparente. Però sono convinto che si possa tuttavia cambiare e che si possa tuttavia coinvolgere ancora di più gli impiegati e i lavoratori, diciamo, in tutto questo ciclo. L'Italia ha talmente tante possibilità, abbiamo veramente di tutto. E quello che vedo con la marca, diciamo, quello che viene fatto di tutto quel potenziale che c'è,
Per cui io mi auguro che probabilmente è così o sarà così, che ci sono piccole realtà che mi auguro che saranno in grado poi di dare questa spinta anche in su per capire, guardate, ok, i soldi sono ben importanti, però alla fine i soldi non te li porti via, no? Questo me l'auguro, perché diciamo, l'Italia se lo merita e l'Italia ha tutte le carte in mano, o le avrebbe tutte le carte in mano. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo noi.